buongiorno da Silvia Petocchi, che invece è amministratrice delegato. Allora, raggiungere questo livello, cioè insomma sfondare un pochino il tetto di cristallo, per lei, per la sua esperienza personale, è stato difficile, è stato complicato, ha dovuto sbaragliare un po' di concorrenza o davvero la competenza poi è stata la chiave? Io credo veramente e spero anche che la competenza sia la chiave per tutte le posizioni di responsabilità. Detto questo, io forse, se parlo proprio di me, ho attraversato anche un po' con incoscienza e leggerezza le vari stadi della mia vita e mi sono trovata, avevo un competitor uomo, ho scoperto dopo per la posizione, però mi sono trovata abbastanza naturalmente, ma perché ho giocato un po' sul coraggio e un po' sul non prendermi troppo sul serio e curiosare nel mondo. Quello mi ha aiutato. Forse però, questa è una caratteristica insomma femminile che aiuta un pochino anche a superare dei gap. Non prendersi troppo sul serio. Secondo me, oltre che a superare dei gap, aiuta a superare momenti di difficoltà. Io ho visto molti colleghi uomini nei momenti di difficoltà entrare in una crisi panico professionale, proprio come se avessero perso il senso di sé. Io credo una cosa che trovo molto bella nelle donne è che il senso di sé è fatta da molti aspetti, e quindi se uno è in momento in crisi ce ne sono comunque altri che compensano, e questo aiuta poi a svilupparli tutti. Chiaramente è una questione di volontà anche, di determinazione. Secondo me però c'è un tema importante quando si parla di donne. Io mi occupo molto, lavoro molto con i giovani e con tante donne giovani, brave, intelligenti, anche con tutte la formazione giuste, perché hanno studiato ingegneria, chimica, fisica, eccetera. Che ogni tanto, cioè le donne hanno più bisogno degli uomini di appoggiarsi in maniera, ma proprio appoggiarsi alla competenza. Gli uomini accettano di non sapere di più rispetto alle donne, e non so cosa sia giusto, però credo che da quel punto di vista a volte le donne si autolimitino, perché un po' più di osare un attimo, buttarsi in un momento, ad esempio tipo questo, risulta molto più facile agli uomini che alle donne. E infatti noi stiamo cercando di lavorare un po' con le donne giovani proprio per dargli questo pezzo di competenza, che è una competenza di sicurezza in se stesse poi alla fine. E il mondo delle start-up com'è dal punto di vista femminile? Allora, il mondo delle start-up sembra assurdo perché è il mondo nuovo e purtroppo, mi spiace dirlo, le start-up fondate da donne sono comunque una minoranza, continuano ad essere una minoranza, credo che siano comunque sul 20% a livello globale, quindi parlo anche di Stati Uniti, non sto parlando solo di Italia, in Italia sono meno. Molto settorializzate, le donne si trovano, quando si parla di start-up, soprattutto dove si parla di salute, tantissime, soprattutto quando si parla di piattaforme digitali di vario genere e tipo, soprattutto quando si tratta anche di altri temi che hanno a che fare con il mondo, diciamo, degli altri, del sostegno agli altri, quindi, o comunque, e questo del welfare, invece, forse. C'è tutto il tema, ad esempio, della circular economy, certo. Sta andando, attira molte donne che fondano loro imprese. Quindi anche questo è interessante, perché quello che noi vediamo è che se le donne nel loro lavoro hanno un obiettivo, che è un obiettivo di impatto, cioè sentono che possono lasciare traccia, fanno anche cose che prima non facevano. Cioè le donne studiano ingegneria perché c'è adesso, non so, se tu fai ingegneria energetica sai che puoi fare la differenza nel mondo. E la trovo anche una cosa molto bella, forse da valorizzare di più di quanto si sia fatto fino adesso.